Catherine, 11 mesi, viene da Pordenone, adora il suo salsicciotto e si vende per un biscotto. Categoria cuccioli. Obbediente ma vivace. Età 4 anni, strillona e molto affettuosa. Categoria sono due fratelli praticamente perché vivono in casa. Joe Bim, età 11 anni. L'addestramento che noi facciamo è con cadenza settimanale e viene denominato metodo gentile. Metodo gentile quindi non è coercitivo, non utilizziamo collari di nessun tipo pericolosi per il cane, non utilizziamo punizioni, ma solo delle gratificazioni che piacciono al cane. Quindi utilizziamo il cibo, utilizziamo dei premi, utilizziamo tutte quelle cose che fanno sì che il cane sia contento di fare qualcosa per noi. Allora, quello che state vedendo è un Bull Mastiff, io la chiamo la creatura perché è piccolino, pesa circa 60 kg, è un maschio, ha 2 anni, il conduttore si chiama Paola e già da 7-8 mesi sta utilizzando il metodo dell'attenzione sul cane. Lei sta ferma immobile finché il cane non la guarda. Questa è l'attenzione del cane. Una volta che il cane guarda il conduttore viene premiato. Premiato con cosa? In quel marsupio c'è del booster, booster che piace al cane. Grazie a questo metodo il cane chiaramente è contento di fare questa cosa perché sa che poi verrà premiato. Cosa serve questo? Questo ci serve per avere sotto controllo il cane. Perché sotto controllo? Perché ci capita di operare in qualche evento particolare e dobbiamo mettere il cane in sicurezza. Non possiamo permetterci che si sposti, che salti, che attraversi una strada, che faccia qualcosa che potrebbe essere nociva a lui o agli altri. Quindi dobbiamo averlo sotto controllo. Il metodo, appunto, come vi dicevo, è quello dell'attenzione del cane. Sarà lui che ci stimola a premiarlo. La possono fare tutti, a qualsiasi età. Chiaramente se un cane ha già 3-4 anni è un po' più difficile a rimodellarlo, però non è detto che non si possa fare. Chiaramente qui il cane sentirà tantissimi odori, sono passati tanti cani, sapete benissimo che il cane utilizza il naso è l'elemento più sviluppato del cane, tanto per darvi un'idea noi riusciamo a sentire in 5 cm quadrati, mentre il cane 1,60 m per 1,60 m. Qui dentro c'è una fonte di odori che è enorme. Vedete la coda è un segnale evidente che il cane è contento. I nostri cani quando sentono il campanello sanno che devono fare la ricerca, quindi è un modo di accenderli. Prego. Oh,
Con tranquillità cosa stanno facendo. Avete visto? È come se il conduttore del setto cercami subito, figurarsi. Per loro è naturale questo e per noi questo ci dà gioia e continuiamo nella nostra attività. Io direi avrei finito, non vorrei annoiarvi, se volete passare al suo stand a vedere cosa facciamo nello specifico, siete i benvenuti. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Abbiamo occasione oggi di mostrare una razza molto particolare che è il lupo italiano. Il lupo italiano nasce nel 1966 dall'incrocio tra un lupo selvaggio e un pastore tedesco. È una razza tutelata, viene affidata, non viene venduta o commercializzata e oggi è la prima volta dopo un po' di anni che si presenta in pubblico e sarà il primo appuntamento di una lunga serie. Ecco, qui ci sono dei cassettini che l'acqua dovrà sfilare naturalmente per recuperare il bottoncino.
Fiato Giacomo. Evidentemente ci sono odori molto interessanti. Qui abbiamo il binomio Ginger con Pedelina, anche lei ha iniziato da poco. Il cane cerca di tagliare per fare più velocemente. Se recorde che James Blue giuca in calcio al
spagnoliera e gli antichi sempre giù. Stuzzichini, moscardini e una vivita del quattro culù, abbronzati e tatuati, vien pirati, vegli de Vares, la pantera, colna nera, canottiera, cameriera, me fel più anche senza i gettoni, vale che ruma, per cambiate il bicer. Santo Canins, la spiaggia, coi nuitan, della villa po, galartrite, il cal riporto, batti spermo, bracendo il pedalò, e i dayaki, brucia la cazzetta, che mega tempera. Gioco, vuole la manica, il figurante si è appena fatto mordere in manica, si può avvicinare, lo può accarezzare, non c'è nulla di aggressivo se l'addestramento viene fatto in un certo modo. Purtroppo ci sono molti che preferiscono fare, utilizzare altri metodi, portano il cane in aggressività, a quel punto ti ritrovi con un cane che non può sicuramente essere portato al di fuori di contesti che siano legali. Potrebbe andare avanti anche delle ore. Adesso facciamo entrare alcuni ospiti del rifugio di San Giuliano, dei cani che sono in attesa di qualcuno che li adotti, quindi quando vi dovesse mai venire in mente di prendervi un cane, fate un piccolo pensierino ai poveri ospiti dei rifugi, che ce ne sono purtroppo tanti. Tutti, sono Sara.
che mette a Seul, è un meticcio di circa 2 anni e mezzo, entrato in canile quando era un cucciolotto. Dopo il primo affido, che l'ha reso un po' timoroso, è stato rieducato, adesso viene fuori con le biciclette, con le persone, con i bambini, non ha nessun problema. Martin con Olga. Olga ha circa 8 anni e mezzo, è entrata in canile nel 2006, è una coccolona, ha donato il sangue per una cagnetta che ha avuto un'operazione e ha avuto bisogno. When the peace of Christ say there is no other way. Rossella con Silver è un sicuretto pelomiro, come tutti i segugi ha un carattere eccezionale, buono con chiunque. Fram. William anche lui è entrato che era un cucciolotto, avrà circa 1 anno e mezzo, 2, in box è tanto esuberante, ha bisogno di sfogarsi, avrebbe bisogno di una famiglia giovane con cui giocare. Alessandra porta con sé Rita, è una segugetta che è in canile dal 2000, non ha nessun problema caratteriale, di salute, sta benissimo, come tanti segugi è ancora in canile, non ha nessun problema in famiglia, anche lei cerca una casa. Alice con Wally, che è un barboncino di circa 2-3 anni, non, niente da dire, buonissimo anche lui. Gabriella, con Gabriella c'è Thomas, che è un segugetto di 1 anno e mezzo, ha un carattere eccezionale, va d'accordo con tutti, cani, gatti, maschi, femmine, non ha nessun problema. E fai un giretto anche tu, Gabriella, fai vedere Thomas. Bravo, sì. Valentina con Athos. Allora, Athos è un cane molto giubilante, un incrocio di boxer American circa, cane corso mi dicono, buonissimo. Silver, lui è Oliver, anche lui un segugetto, come tutti i cani da caccia è di una dolcezza infinita, niente di particolare. Achille è un cagnolino che ha vissuto 2 anni e mezzo in casa dopo una prima adozione, ha un carattere molto dominante, è un incrocio di Fox Terrier, va gestito perché comunque, appunto, avendo un carattere forte tende ad impossessarsi dei divani. Allora, Igor è un incrocio tipo Rottweiler. Il Rottweiler di solito è una taglia grande, lui è venuto molto simile, un po' più contenuto. È un giocherellone, adora la pallina, fidatevi una pallina, non ve lo staccate più di dosso. Luca è un cagnolino giovane, avrà 5-6 anni, gli manca una zampina, però come vedete non è limitato in niente, cammina perfettamente, quando c'è da giocare gioca, adesso è un po' stanco perché comunque in canile fanno l'attività fisica che fanno, insomma, non è particolarmente tanta. Allora, Bridget è una cagnolina che probabilmente è stata abbandonata dopo la 200ª cucciolata. Non è tanto giovane, avrà 8-9 anni, non per questo non è un cane che cerca casa, perché appunto, nonostante l'età, nonostante le tante cucciolate che ha fatto, è una cagnolina di una dolcezza infinita, va d'accordo con i bambini, va d'accordo con gli altri cani, non ha nessun problema. Un giretto? Quello che riesce a fare. Luca ci mostra Gunther barra Zack, ha due nomi. È un cagnolino tanto esuberante dai compagni di recinto di Penelope, che vediamo dopo, e si stanca un po' prima di Penelope, però di solito sono tanto giocherelloni, però lui appunto è più tranquillo. Bel giretto. Nel frattempo viene avanti Penelope barra Lou, anche lei ha due nomi. Lei è una cagnolina di un'esuberanza infinita, è buonissima, giocherebbe dalla mattina alla sera,
E con lei un bello sport cinofilo come l'agility non sarebbe male, perché è veramente molto portata. Ok, con questo abbiamo terminato. Io vi ringrazio. Ringrazio le associazioni Luna Nuova, ringrazio i ragazzi della Croce Rossa Italiana, ringraziamo il Rifugio di San Giuliano, grazie a voi, spero che vi siate divertiti, che abbiate passato una bella giornata insieme ai vostri cani, per chi ne ha uno. Noi vi ricordo, siamo Dogs Angel, ci trovate a Borbiago di Mira. Se volete vedere il sito internet www.dogsangels.it. Dopodiché ci rivediamo l'anno prossimo per una nuova edizione della manifestazione. Grazie a tutti.